Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Good Night Milano. Io sono Chiara e oggi qui con me ci sono Ilenia, la presidentessa, Alberto, il tesoriere, e Palma, la vicepresidentessa del gruppo LGBCAT dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Bene. Tutto bene. Sono molto contenta di avere qua questi ragazzi con me oggi, perché sono venuti a parlarci di, diciamo, una cosa molto interessante che è nata da poco nell'Università Cattolica. Vediamo un po', raccontateci un po' questo gruppo, questa futura associazione che si sta per formare. Allora, noi stiamo provando a creare un collettivo LGBT+ nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che sembra un'impresa un po' difficile, tenendo conto del clima un po' conservatore, ma visto il responso, appunto, e la partecipazione degli studenti, secondo me siamo a un buon punto, cioè nel senso stiamo andando abbastanza bene, e è nata grazie a un post che ha fatto la nostra presidentessa Elenia, e nel quale appunto cercava un supporto da parte di qualunque gay, bisex, lesbica, trans, e per creare appunto un gruppo nell'università. E grazie a quel post appunto siamo entrati in contatto con lei e ci siamo riuniti e abbiamo cominciato a lavorare sul serio appunto per fondare questo gruppo. Sì, sì, sì. Beh, quindi da quant'è che siete ormai un gruppo così? È un paio di mesi, siamo neonati. Quindi proprio da poco? Sì, 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 sì. Ah, quindi mi dicevate che è un gruppo, una futura associazione, perché non lo siamo ancora al 100%, come mai? Perché i tempi, le tempistiche per presentare il progetto di questa associazione al rettore hanno dei limiti, hanno delle deadline, e quella per presentare tutte le firme e il programma, lo statuto, è entro settembre di ogni anno, e poi inizia tutto il processo burocratico portato avanti dagli organi dell'università per decidere se approvare o meno. Ok, quindi a settembre manca poco, insomma, questa approvazione. Ma è già tutto pronto e dopodiché sapremo a gennaio se siamo stati approvati oppure no. Quindi noi speriamo. Incrociamo le dita per essere approvati, ma direi che i presupposti ci sono, giusto? Quanti siete ormai in questo gruppo? Siamo almeno una cinquantina di persone, però appunto per essere approvati dovevamo raccogliere almeno 200 firme e siamo riusciti a raccogliere almeno 400 più o meno. Beh, quindi sì, direi ottimo, anzi un super punto. Direi che già 50 iscritti attivi, come dicevamo prima, a soli 2 mesi dalla formazione, beh, accidenti, non è male, anzi. No, direi sono molto contenta. Questo. Bene, quindi come mai ti è venuta questa idea di formare questo gruppo? Sentivo l'esigenza di far parte di un gruppo LGBT all'interno dell'università, di trovare uno spazio sicuro per esprimere quella che è una componente così forte della mia persona, e ho pensato, se questa esigenza la sento io, magari c'è qualcun altro che magari può sentirla, e effettivamente c'era, infatti siamo qua. Quindi ti sei buttata e sei andata in questa. Bene, un'ottima cosa alla fine. Ma come mai prima, cioè, non si era ancora creato un gruppo del genere, secondo te? Come mai? Dobbiamo tenere presente che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è cattolica. Cattolica. È cattolica, siamo in un ambiente innegabilmente conservatore, bene o male. Di conseguenza tutti i tentativi passati, perché ce ne sono stati un paio, non si sono mai effettivamente concretizzati, nemmeno nella raccolta firme effettiva. Quindi magari tante idee, tanta buona volontà, una piccola mancanza di coraggio, oserei dire. Però siamo arrivati. Però siete arrivati voi, che vi siete buttati completamente, e beh, è riuscita, per cui direi un ottimo punto di partenza anche magari per tutte quelle persone, come dicevi tu, che non hanno avuto coraggio, piuttosto che magari si sono sentite un po' non parte di un gruppo, invece adesso c'è finalmente un gruppo in cui unirsi e andare avanti per questa strada. Poi abbiamo sentito un sacco il supporto delle associazioni delle altre università, quindi Gay Statale, V-Rainbow, Best, e appunto essendo una delle pochissime università a Milano, credo sì, che non hanno ancora un'università, è un'associazione LGBT+, okay.
si sentiva appunto l'esigenza, il bisogno di crearla. Sì. Bene, quindi vi siete un po', diciamo, confrontati, aiutati anche con le associazioni delle altre università? È bellissimo vedere una comunità studentesca che generalmente abbastanza coesa, c'è un bellissimo clima all'interno delle varie associazioni rispetto alle atipiche, reciproche, esatto. Magari ci sono stati degli scherzi in passato, però stiamo vedendo sempre di più un senso di comunità molto forte tra tutti gli studenti ed è bellissimo. Beh, bene, direi che ottimo, quindi ci sono tutti i presupposti per far partire questa associazione al meglio, le persone giuste, per sì. dire. Infatti, oltre a voi tre nel direttivo, chi è che c'è? Abbiamo Pietro, che si occupa dei social media, del rapporto con il pubblico generalmente, e il nostro altro vicepresidente, che è Filippo. Ah, quindi salutiamo Pietro e Filippo, che stasera non sono con noi, però scommetto che ci stanno guardando, immagino. Sicuramente ci sì. Fanno il tifo, li hanno mandato avanti per venire voi qui in prima serata, diciamo così. E vediamo, allora, avete partecipato al Pride? Sì. Sì. Abbiamo partecipato al Pride e siamo consapevoli che lo slogan quest'anno è stato "la prima volta fuori volta", che può essere magari un po' forte, eppure abbiamo deciso di partecipare comunque, non perché tanto la rivolta sia necessariamente qualcosa di negativo, assolutamente no. Noi siamo sempre il più propositivi possibile, vogliamo improntare la nostra associazione al dialogo nel modo più moderato possibile. Eppure tuttavia ci sembrava fondamentale partecipare a questo Pride perché erano i 50 anni da Stonewall. Mm-hmm. Abbiamo celebrato questi 50 anni di lotte per l'emancipazione delle persone omosessuali, bisessuali, transgender e tutta la comunità. C'era un clima di festa incredibile e vedere così tanta coesione, così tanto amore dopo tutti questi anni di lotte, di soprusi, di discriminazione è stato bellissimo. Beh, immagino, direi che proprio poi, come dicevi tu, il fatto che quest'anno si siano festeggiati 50 anni sia stato magari anche il giusto Pride per iniziare, per portare avanti questo gruppo bar ormai neo quasi associazione che si sta creando. E siete andati tutti, cioè il gruppo che mi dicevate prima, tutti voi quasi tutti, sì, tutto il direttivo. Alberto poverino è stato male. No, ti perdoniamo Alberto, non fatemela pesare ancora. No, però quindi immagino che si sia sviluppato anche lì un gruppo, no? Che magari anche quegli eventi così servono per anche per voi creare, ampliare magari il gruppo stesso e tutto. E voi avete eventi in programma? Allora, abbiamo già organizzato alcuni eventi, quindi eventi di autofinanziamento più che altro per prepararci al Pride, e lì appunto si è visto il clima di coesione, appunto abbiamo creato un bel gruppo che ha voluto partecipare a queste iniziative. E una volta approvati vorremmo organizzare eventi per raise awareness, quindi su temi prettamente LGBT+, e temi che non vengono ancora affrontati perché magari un po' tabù, quindi vogliamo organizzare eventi del genere, e però appunto dobbiamo aspettare di essere approvati da settembre. A settembre, ma abbiamo molte idee per ora. Beh, però che direi che da qui a settembre si possono sviluppare un sacco di idee, così sì, poi sì, pronti sì. ad esplodere, a esatto. per fare tutti questi eventi che sembrano molto interessanti. Ma vediamo un po' quali sono gli obiettivi che voi come gruppo vi siete prefissati, che vorreste portare avanti, che volete raggiungere? Quello che vogliamo fare è far presente alle istituzioni dell'Università Cattolica che la comunità LGBT è presente in università e che esistiamo, e creare un porto sicuro per noi della comunità. Non vogliamo ritrovarci a dover stringere la mano della propria ragazza o ragazzo nei corridoi e sentire commenti omofobi detti sotto i baffi, risatine. Okay. Vogliamo davvero creare un clima sereno per noi della comunità. Non si può dire che in Cattolica ci sia discriminazione in modo così forte, è sempre qualcosa però di sottile. Si nota forse, lo percepite, no? Si percepisce un sacco. Ma poi tra l'altro da quando abbiamo aperto la pagina di Instagram un sacco di persone ci hanno scritto "aspettavo questa cosa da tempo, non vedevo l'ora", e quindi perché no, alla fine, cioè è una cosa che aiuta tutti. E
Semplicemente vogliamo un posto dove poterci esprimere, dove poterci aggregare e... Beh, certo, penso che comunque anche magari quelle persone, come dicevamo prima, un po' più timide, no? Che magari hanno meno il coraggio di venire fuori, di dirlo, se trovano un gruppo che si sta formando, che ha come obiettivo quello di avere, non so come dire, un ambiente sereno per tutti, penso che anche per loro sia solo una spinta, no? A finalmente sentirsi tranquilli anche in un'università che, come abbiamo detto prima, è comunque cattolica, cioè nel senso, a quello... ma infatti... Come avete vissuto questo confronto, tra virgolette, con l'università? Nel senso, cos'è che... Cioè, ci sono stati magari dei momenti in cui vi siete detti no, meglio non farlo perché comunque l'università è cattolica, oppure no, proprio per questo motivo buttiamoci al 100%? Avete avuto magari dei professori, degli altri studenti che vi sono venuti contro, oppure vi siete sentiti sempre tranquilli? Oddio, non oserei dire che ci siamo sempre sentiti tranquilli, perché comunque siamo molto consapevoli che questa nostra iniziativa potrebbe essere presa nel modo sbagliato. Noi non vogliamo reagire col pugno di ferro alla rivolta LGBT in università. Vogliamo contestualizzarci nel modo più propositivo possibile. E tuttavia molto spesso questa cosa non viene capita da altri studenti piuttosto che da altre associazioni. Noi stiamo lavorando per far trasparire l'idea più tranquilla e propositiva possibile. Sì, infatti, come diciamo sul nostro volantino, non è tanto una questione ideologica quanto più una questione democratica. Quindi quello che vogliamo appunto è soltanto avere uno spazio nell'università in cui poterci esprimere liberamente, come tutte le altre università. Beh, direi uno spazio per esprimervi liberamente come potete fare voi, come qualsiasi altro gruppo dell'università. Esatto, alla fine. Esattamente. Cioè, giustamente c'è un gruppo, poi io non faccio parte dell'università, sono neanche della cattolica, però immagino che comunque ci siano un sacco di gruppi per mille cose, mille motivi, mille associazioni, per cui mi sembra anzi giusto che ci sia un gruppo per qualsiasi cosa, che sia tutelato e che sia libero di esprimersi, ovviamente nei limiti, come dicevamo prima, della tranquillità, possiamo dire, però, cioè, perché no, ovviamente. Quindi direi che, cioè, sono molto felice di sentire questa cosa e di avervi qui, perché è una cosa che mi interessa in realtà molto, che appunto, essendo io fuori dal clima dell'università, non conoscevo i gruppi, non pensavo che ci fossero anche gruppi così misti, nel senso di qualsiasi cosa, un gruppo del genere, penso che sia veramente bello, che per di più, se finalmente anche l'Università Cattolica ne ha uno, uguale a tutte le altre università, cioè, meno male, era il momento, 2019, era il momento. Servivano i legni, Alberto e Palma per iniziare questa cosa, però chissà poi da qui come si possa sviluppare. Alla fine 400 firme non sono poche, anzi. No, infatti. Anzi oserei dire che sono tante, per cui immagino anche per voi che soddisfazione, no? Com'è stato? È stato veramente bellissimo vedere tanto supporto, vedere un riscontro così positivo, sentire gente venire da noi e dire finalmente ci siete, vi stavamo aspettando. Beh, direi che è sempre un, anche per voi, un magari in quei momenti più di accidenti perché l'ho fatto, ci sono stati magari, immagino, o... Ma forse verso l'inizio. Un po' più difficile, però... Più che altro eravamo ancora molto in dubbio come si sarebbero evolute le cose, se avessimo avuto possibilità o meno, e i primi giorni erano stati davvero di timore di essere, di non essere approvati quasi per partito preso, e quindi non sapevamo come porci in relazione a tutto ciò. Quindi invece poi vi siete buttati, infatti... Bene, ma quindi mi dicevate, scusate, mi sono un attimo persa, tu hai pubblicato un post, giusto, su Instagram? No? Sì, su una pagina di Spotted, non so se hai presente. Sì, penso. Sono quelle pagine in cui le persone semplicemente che hanno visto qualcuno di particolarmente attraente... Ok, capisco. postano, chiedono. Appunto, chiedono di venire messi in contatto con questa persona. E io ho pubblicato allora un post lì dicendo spotto ogni gay, lesbica, bisessuale, transessuale di tutta l'università, e ho trovato il mio direttivo. Ah, bene, quindi non vi conoscevate all'inizio? Prima no. Ah, conosciuti proprio così. Tutti sì. Beh,
anche questo comunque può essere un motivo per cioè, unirsi alla fine, giustamente, non vi conoscevate, avete fatto, perché poi studiate diverso, giusto, mi avete detto anni diversi, corsi diversi. Esatto. Quindi proprio è stato un modo per anche fare nuove conoscenze, aprirsi, buttarsi in una nuova esperienza. Bene, bene, bene. Quindi mi dicevate, allora, eventi futuri ce ne sono un bel po', vediamo quello un po' a cui tenete di più, non so, quello che vi ispira di più, su cui mettete, date più fiducia. Abbiamo sicuramente una mezza idea di proporre un evento di sensibilizzazione sull'HIV, sulla sieropositività. Sappiamo che è un tema che ha riguardato in passato la comunità, soprattutto gay. Ovviamente l'HIV non è la malattia dei gay, certo, come si pensa oggi. Però ci sembra importante toccare questo argomento in modo da aprirlo, creare un po' più di sensibilità a livello più ampio su questo argomento in particolare. Quindi diciamo che questo è un po' l'evento più, possiamo dire, quello un po' più di punta, no? Sì, quello uno dei più primi che ovviamente una volta approvati, sì. Una volta approvati basta, si parte degli eventi, sempre e comunque. Ma questi eventi li farete a scuola? Cioè all'università o magari all'esterno organizzerete qualcosa? Dipende tutto dall'università, se ci daranno uno spazio saremo molto felici di organizzarlo all'interno dell'università. Quindi aspettiamo tutto dalla Cattolica. Sì. Siamo aspettando Cattolica, sappi che noi stiamo aspettando di sapere, perché siamo curiosi di sapere dove andare per fare questi eventi, per seguirvi a questi eventi, oserei dire. Che immagino saranno aperti a tutti, o sì, solo gli studenti della Cattolica? No, aperti a tutti. Non è solo per un pubblico LGBT plus. Cioè, per proprio tutti, assolutamente. Beh, giusto, così. Amici, venite amici, che creiamo un gruppo, facciamo un gruppo grandissimo tutti insieme. E vediamo, avete una pagina Facebook, Instagram? Esatto. Come si chiama, così almeno a casa sanno dove andarci a cercare? LGBCATT, sia per Facebook sia per Instagram. Ok, vi troviamo se uno magari vi scrive. Cosa pubblicate di solito? Post? I post sui pochi eventi che abbiamo fatto finora, piuttosto che... anche semplicemente temi comunque appartenenti alla community, sì, LGBT, news magari sulla comunità. Esatto. Ma quindi magari avete anche un, dico un blog, però una community in cui si può chiacchierare, non ancora magari. Questo non ancora. Potrebbe essere una fantastica, vero? Sì. Mi facciamo entrare in direttivo. Io arrivo, non mi preoccupando. Bene, quindi direi che ci sono tutti i buoni propositi per far partire questa associazione, che direi che appoggiamo tutti pienamente, che secondo me dovrebbe, spero, che sia approvata, così che anche tutti davvero i vostri sforzi. Speriamo tutti. E poi comunque nel caso anche in cui, speriamo di no, però non venisse approvata, si va avanti lo stesso. Sì, assolutamente. Sì, andiamo avanti ogni anno, chiaramente. Cioè, spero solo. Anzi, direi che secondo me sempre con più gente, in modo tale che poi faremo un attacco, no, scherzo. No, scherzo. Però... Bene, dai, quindi sono molto felice di avervi avuto qui stasera e spero di rivedervi presto. Adesso, appena esco, inizio a seguirvi su Instagram e su Facebook, grande, così ai prossimi eventi vengo subito in prima linea. Quindi bene, direi di ringraziare tantissimo i nostri ospiti questa sera, Ilenia, Alberto e Palma, per essere stati con noi. E noi invece ci rivediamo al prossimo episodio di Good Night Milano. Ciao! Grazie.